Bellissima festa dello sport stamattina al palazzetto dello sport con tutte le scuole che hanno partecipato, i ragazzi, tanta gioia, tanto entusiasmo e la dimostrazione che ancora una volta quando tutti insieme si crede in qualcosa e si partecipa e c'è questa ampia collaborazione degli uffici, del CSI, delle scuole, il risultato è quello di poter dare la possibilità ai ragazzi di confrontarsi in un sano agonismo e soprattutto raggiungere questo risultato di festa, di gioia e di entusiasmo che sicuramente è il premiato, il vincitore dello sport in questa città. Sì, in effetti è un grande momento di festa, il segnale che volevamo dare era proprio questo, che lo sport deve diventare, al di là del normale agonismo, al di là del normale impegno, al di là delle gare che vogliono premiare il primo, ma ovviamente anche il secondo, anche il terzo, non so se avete fatto caso, ma i primi, secondo e terzi hanno tutti le medaglie d'oro, perché basta soltanto essere il primo, il secondo e il terzo, ma il peso con cui gareggiano i ragazzi è sempre lo stesso. Dicevo grande festa perché lo sport deve andare al di là della competizione, al di là del momento sportivo, deve essere un momento di incontro, un momento di crescita, un momento che guarda più alla promozione sì dello sport ma anche della vita. Il tentativo, l'impegno che l'amministrazione mette in questo senso è esattamente questo. Non vogliamo creare soltanto campioni, vogliamo far crescere uomini. Bella opportunità i giochi studenteschi tra le scuole, proprio perché lo sport è un canale fondamentale di socializzazione, ma è anche un canale educativo, perché lo sport impara, insegna ad una sana competizione, insegna le regole, insegna a fare squadra, insegna una serie di regole che consentono ai ragazzi di poter crescere. Ogni anno abbiamo consolidato questa manifestazione grazie anche alla collaborazione del Centro Sportivo Italiano. L'idea in qualche modo che lo sport possa essere un canale di comunicazione, soprattutto anche quelle specialità sportive che non sono collegate al calcio, che non sono collegate a quelle forme di sport che hanno un'eccessiva visibilità e che spesso sono anche diseducative. Ho visto nei ragazzi la gioia di aver partecipato, sia in coloro che magari sono stati selezionati prima e quindi non sono arrivati alle finali, sia all'Istituto Arcoleo che ha vinto questa competizione. È stato un momento di sport, un momento di bellezza e un momento in cui i ragazzi si sono ritrovati insieme. La città deve costruire questi momenti, li deve coltivare e li deve portare avanti.